Vorrei capire se stasera c'è la volontà di farci vedere per Bussoleno, di non stare qui fermi, di muoverci. Ci muoveremo, ci sarà una testa del corteo, la seguiamo e vediamo cosa succede. Non ci sono problemi, noi sappiamo benissimo cosa fare. L'assemblea si sposta a piedi e in macchina per un paio di chilometri e occupa di nuovo l'autostrada, appena sopra il tratto degli scontri di 24 ore prima. La polizia, oltre la barricata, organizza lo sgombero, piazza idranti e squadre antisommossa, e mentre si prepara tra i Notav scatta un nuovo ordine. Datevi parola, che adesso piano piano ci incamminiamo in un corteo. Aspettate! Aspetta! Sulle barricate non tutti sono d'accordo, almeno all'inizio, ma è la nuova strategia decisa dal movimento: occupare, sabotare e poi, quando le truppe delle forze dell'ordine stanno per caricare, andar via senza violenze, lasciando i cocci sull'autostrada di nuovo chiusa. Altri militanti prendono l'auto e fanno lo stesso sopra Venaus, scomparendo poi nel nulla. Sabotaggio senza violenze. Noi dobbiamo vivere qui in valle per anni, l'opera durerà anni, quindi noi dobbiamo ragionare con le nostre forze in anni, nei termini della lotta, della determinazione, ma non dell'esagerazione. Il movimento continua a dirsi compatto, ma emergono i contrasti su come lottare senza quelle violenze che logorano anzitutto i Notav, e la tensione resta troppo oltre i limiti. Questo è quello che appariva nella telecamera di Stefano Rogliatti, operatore d'appalto per il TG3, mentre un presunto militante gli saltava addosso e lo aggrediva all'improvviso. La mischia si vede sullo sfondo delle immagini. Gli dà del poliziotto in borghese e cerca di strappargli la telecamera, danneggiandola. Stamani le scuse incondizionate dal profilo Facebook dei Notav, che riconoscono la correttezza e l'impegno del lavoro di Stefano e definiscono l'aggressione una porcata umana. Se ne parlerà in assemblea, perché da ieri è più evidente che non tutti i Notav sanno quel che il movimento dice di saper benissimo di dover fare. Caschi e manganelli per chi si oppone! Entrano in stazione a Milano, cercano di bloccare i binari. Alla chiamata dalla Valsusa rispondono da tutta Italia. La strategia è unica: da Torino a Palermo inceppare gli ingranaggi del paese, strade e ferrovie. Eccoli a Napoli sui binari. 40 città. La protesta contro la TAV si salda con i tanti no. Ci sono i movimenti, dai centri sociali agli anarchici. Blocchi di strade a Palermo, Firenze e Roma. Qui la mobilitazione parte dagli studenti. Momenti di tensione non mancano. Ad Ancona un centinaio di manifestanti tenta l'ingresso in stazione, la polizia li blocca, qualche spintone, i fumogeni, poi la carica. Un migliaio di persone sfilano a Bologna. Intanto è fuori pericolo il leader dei Notav, Luca Bà, folgorato e caduto da un traliccio il 27 febbraio scorso.